La sfida per il CFO è avere sempre maggiore sensibilità sul business, conoscenza dei processi di business, conoscenza dei numeri e capacità di analisi tempestiva e comprensione di ciò che i numeri, in un volume sempre crescente, dicono. La posizione di Deloitte rispetto a quanto è emerso è che Industry 4.0 è un'opportunità fondamentale per i nostri clienti, su cui noi dobbiamo aiutarli attraverso uno sviluppo della conoscenza, una definizione di una strategia e un approccio all'evoluzione tecnologica sostenibile, sia da un punto di vista tecnico che finanziario, e un supporto attraverso soluzioni end-to-end che siano tangibili per i nostri clienti. L'esperienza che abbiamo maturato con i nostri clienti è quella di dare grande attenzione a tutte le componenti del cambiamento: la componente tecnologica, la componente di gestione del capitale umano, la componente di governo dei rischi e la componente di supporto allo sviluppo di un piano sostenibile per l'azienda. Stamattina, nel corso della discussione, è emerso che il ruolo del CFO deve sostanzialmente cambiare sotto diversi aspetti. In primo luogo la sensibilità verso il business, la comprensione e la tempestività nell'acquisire le informazioni e la gestione efficace di queste informazioni. Il piano di azione che è emerso per il CFO nella sua agenda fino al 2020, nel corso della sessione, si focalizza fondamentalmente su due direttrici. Il governo dei rischi, una grande attenzione agli aspetti regolatori e di compliance, che sono sempre più complessi nel contesto attuale. E in secondo luogo, la capacità analitica e di avere i corretti insight dalle informazioni che gestiscono.